Buongiorno amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi è stato finalmente lanciato in testnet il Binance DEX e quindi ci andiamo a mettere su le mani insieme. Andiamo a vedere come funziona, andiamo a vedere come creare un account ed un wallet sul DEX e sulla Binance Chain. Andiamo a vedere come si fa a trasferirci i primi fondi, come si fa ad operare sul DEX, quindi che funzionalità offre. Andiamo a vedere se è veloce oppure se è lento, se è performante, paragonandolo all'exchange classico centralizzato e paragonandolo magari ai suoi principali concorrenti DEX. Quindi facciamo un po' di prove di questo tipo, mettiamo qualche ordine di acquisto e di vendita, andiamo a vedere come viene registrato anche sulla chain, perché vi ricordo che il Binance DEX scrive tutto quanto sulla nuova, appunto, Binance Chain, e quindi andiamo a vedere un po' come funziona anche questa nuova blockchain, quindi qual è il suo algoritmo di consenso, andiamo a vedere come vengono generati i blocchi, ogni quanto tempo, insomma un po' di informazioni di questo tipo per introdurci a questo nuovo con tantissimo potenziale exchange decentralizzato. Se gradite questo video vi chiedo per piacere di lasciarmi un like che mi fa capire appunto il vostro gradimento, di lasciare qualche commento che incentivi un po' di discussione e metta voglia appunto di confrontarsi, e se non volete perdervi i miei contenuti iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per ricevere anche le notifiche. Basta chiacchiere, andiamo a mettere le mani sul DEX. È da tantissimo che lo aspettiamo e finalmente possiamo metterci sopra le mani. Il famoso Binance DEX, l'exchange decentralizzato dal colosso degli exchanges, è finalmente arrivato nella sua testnet e quindi oggi noi andiamo a smanettarci un po' sopra, a vedere come funziona, a vedere se è performante e a provare a fare un paio di operazioni, naturalmente con i tokens di test. Insieme al DEX è stato fatto il deploy, la messa in produzione della Binance Chain, che è la blockchain appunto di Binance, che farà da spina dorsale per questo DEX. Su di essa infatti verranno registrate tutte le transazioni che riguarderanno gli ordini eseguiti sul DEX stesso, e tutti i token che saranno movimentati proprio lì sopra. Per quei token che naturalmente, e le coins che naturalmente non sono BNB, verrà creato una sorta di tethering, a quanto ho capito, che prevede la duplicazione in un certo qual modo della coin in questione, che poi viene al momento del prelievo viene appunto convertita nella coin nativa. Ora andiamo subito a vedere come si crea un wallet innanzitutto e come si inizia a operare sul DEX. Guardate, questa è la pagina principale che ci si trova davanti, mettendo l'URL testnet.binance.org, e subito vedete, scorrendo in basso, ci fa vedere qual è la flowchart per iniziare ad operare immediatamente. Quindi il primo step è andare a creare un address, quindi un wallet a tutti gli effetti. Poi ci sono i canonici metodi per sbloccarlo, quindi il keystore file più password, oppure la mnemonic, che è il seed composto da più parole, la chiave privata, e poi naturalmente è integrabile anche con il ledger, quindi con gli hardware wallets. In seguito, vedete, è possibile trasferire gli altri, cioè i vari assets sulla chain, naturalmente una volta che si è creato il proprio wallet, e infine si può utilizzare il DEX per piazzare gli ordini. Ovviamente è una cosa in più ed è positiva. Oltre all'interfaccia grafica sono a disposizione le APIs per utilizzare il DEX anche tramite applicazioni di terze parti oppure sviluppate magari addirittura da noi stessi. Per aprire il wallet è veramente semplice, ma prima vi faccio vedere, anzi no, prima creiamo il wallet, perché poi vedete qua è possibile ottenere i BNB di test, perché senza di essi non si può fare nulla ovviamente. Però prima vi dicevo è giusto creare un wallet, quindi vedete, se clicchiamo create a wallet c'è un breve tutorial che ci fa vedere come, insomma, ci dà un'introduzione alla Binance Chain, ci spiega che i nostri fondi sono adesso tutti di nostra responsabilità, perché
Noi abbiamo la chiave privata, quindi noi abbiamo ciò che serve per accedere al nostro wallet e di conseguenza al DEX, e se lo perdiamo siamo perduti, appunto noi, scusate il gioco di parole, ma in questo caso funds are safe soltanto se noi li manteniamo tali. E qua ci spiego brevemente i metodi di unlock del wallet, che ve li ho già detti poco fa. Una volta che facciamo I understand, ci fa creare una password che deve soddisfare questi criteri di sicurezza, quindi eccoci qua, vedete, mi ha scaricato il mio keystore file. Chi utilizza ad esempio My Ether Wallet potrebbe essere familiare con i keystore file, perché sono semplicemente una sorta di chiave privata criptata a tutti gli effetti dalla password che abbiamo scelto. Quindi se adesso facciamo continue, ci mostra, vedete, il seed di 1, 2, 3, un po' di parole. Se vogliamo ci fa vedere anche la nostra chiave privata, naturalmente io ve le sto mostrando, ma voi non dovete mai mostrarle a nessuno, perché chiaramente chi possiede o queste parole oppure la chiave privata è in grado di accedere al vostro wallet e a tutti i vostri fondi, quindi anche appunto al DEX come se foste voi. Quindi attenzione nel maneggiare questi dati, che sono altamente sensibili. Una volta che abbiamo annotato le nostre parole, quindi magari abbiamo fatto copia e incolla, le abbiamo trascritte e quant'altro, ok, possiamo sbloccare finalmente il wallet. Unlock the wallet, vedete, in questo caso possiamo scegliere il metodo, quindi keystore file, quindi devo ricaricare il keystore file che ho scaricato adesso e poi inserire la password per decrittarlo. Ledger device, se ho il mio hardware wallet. Mnemonic phrase è il seed, ovvero le parole che abbiamo visto prima. Private key è la chiave privata, e view only invece ci mostra il chain explorer, che vedremo tra poco. Io in realtà adesso non utilizzo questo wallet perché ne avevo già creato uno prima e ci avevo già trasferito i fondi di prova. Vi faccio vedere come si fa. Allora, vediamo innanzitutto se me li ha tenuti. Scusate, riclicco un attimo su Exchange. Ok, sì, questo è il mio wallet che inizia, vedete, con TBNB, che sta per Test BNB, immagino. E allora, balances, vi faccio subito vedere che mi sono stati dati 200 BNB di test, chiaramente, e ho fatto una prima transazione di prova, così prima di farvela vedere a voi, per farmi un'idea io stesso. Ho acquistato il Cardano.b, ovvero è il Cardano tethered sulla Binance Chain, è un po' appunto la trasposizione di Cardano sulla Binance Chain. Questo è il mio address. Quindi se voglio trasferire dei BNB o dei token della Binance Chain sul mio address, devo inviarli qui. Se clicco receive, vedete, mi genera anche il QR code. Qua c'è il mio controvalore, chiaramente falso perché siamo su testnet. E cosa vi volevo far vedere? Ah sì, come si vanno a trasferire i BNB di test. Quindi voi andate ad aprire il vostro wallet, vi copiate innanzitutto l'address e poi, ritornando su testnet.binance.org, cliccate su Get Test BNB e vi reindirizza a Binance, quindi all'exchange, quello classico, diciamo. Ha una sezione che innanzitutto vi fa fare l'accesso se non l'avete fatto, qua è il mio profilo di Binance proprio, e infine si accerta che abbiate creato un wallet, l'abbiate sbloccato, e infine dovete inserire l'address del wallet stesso, naturalmente del DEX della Binance Chain, che è quello che abbiamo copiato poco fa. Una volta fatto quello si clicca submit, e nel caso in cui sull'account Binance aperto avete almeno un BNB, per evitare spamming della testnet, vi vengono accreditati appunto 200 BNB di test su questo address qui. Quindi questo è veramente semplice per ottenere i primi fondi. Una volta che si è fatto questo, si può iniziare subito a provare l'exchange, che in verità, cioè, sembra davvero assurdo, però non c'è quasi differenza rispetto all'exchange centralizzato, perché è veramente performante in una maniera pazzesca. Questo grazie ai tempi di conferma di blocco della Binance Chain di un secondo, quindi è una blockchain
esageratamente spinta alla performance, è poco decentralizzata almeno all'inizio come blockchain, perché ha 11 nodi validatori, quindi è un po' simile a EOS. In realtà l'algoritmo di consenso è un Byzantine Fault Tolerance, quindi è un po' simile a NIO, anche se vogliamo, non so se qualcuno lo conosce, ed è la macchina è costruita, cioè il consenso è costruito sulla tecnologia che si chiama Tendermint, che poi se volete approfondire vi lascio magari il link al suo white paper, non ve lo sto a spiegare. Comunque è una tecnologia molto molto incentrata sulla performance, quindi sul throughput che deve rimanere alto. In questo caso mi pare che sia di migliaia di transazioni al secondo, quindi addirittura non si dovrebbe notare la differenza rispetto all'exchange centralizzato. Un'altra cosa che vi consiglio di leggere per andare ad approfondire un po' di magari caratteristiche tecniche, qualche insight sulla Binance Chain e sul DEX, è questo Ask Me Anything che è stato fatto a CZ su Twitter, dove risponde a un po' di domande, insomma spiega come mai ha scelto Tendermint, spiega come si fa a diventare un nodo, e praticamente la filosofia che c'è dietro è il voler partire appunto con una blockchain un po' centralizzata, se vogliamo dire così, perché appunto ci sono pochi nodi. Avere un nodo richiede ovviamente una macchina molto molto potente, in quanto un tempo di conferma di blocco di un secondo implica una blockchain che aumenta di dimensione in maniera molto molto rapida. Di conseguenza diventare un nodo non è una cosa semplice, c'è un processo di selezione molto difficile da passare, però lo scopo è espandere questo pool di nodi nel tempo e quindi anche la decentralizzazione di questa chain. Naturalmente il primo obiettivo è di avere il DEX in piedi e funzionante, e poi nel tempo ovviamente andare anche a espandere appunto il pool di nodi per andare verso una maggior decentralizzazione. È molto interessante, adesso non ci perdo troppo tempo perché volevo giusto farvi vedere un esempio di ordine, ecco, diciamo così. E vedete qua fa vedere i mercati in BNB, in BTC, Ethereum, USDT e PAX, che è l'altra stablecoin, naturalmente sempre .B perché è la versione tethered. E prendiamo come esempio Cardano, che è quello che ha più volumi, vedete, giusto per insomma rimanere su la coin più liquida sul DEX, e l'order book vabbè è comunque abbastanza scarno ovviamente, e in questo caso ci sono soltanto i limit orders. Praticamente come funziona? Quando noi piazziamo un ordine stiamo andando a mandare una transazione sulla Binance Chain che contiene proprio questo ordine. Adesso ve lo faccio vedere. Se ad esempio io vado a... Allora, ho acquistato i 200 ADA.B prima, ve li ho fatti vedere, adesso ne vado a rivendere 100. Ne vado a rivendere 100 e facciamo che voglio venderli ad un prezzo un po' più basso di questo. Facciamo 0,5 e piazziamoli sull'order book. Qua mi chiede la password ogni volta, che è la password di sblocco del mio wallet, e dovrebbe aver piazzato il mio, eccolo qua, vedete, tac, questo è il mio ordine. Adesso se vado a vedere dovrebbe essere sotto transactions, eccolo qua, vedete, place order. Quindi io ho piazzato un ordine di un controvalore di 0,52 BNB sulla blockchain. Se vado a cliccare sull'hash della transazione mi fa vedere tutte le caratteristiche. Vedete, questa è la transazione che io ho castato, che ho lanciato sulla Binance Chain, quindi ho piazzato l'ordine e il mio ordine è finito in un blocco validato sulla chain. Vedete, ha già 47 conferme di blocco perché ogni secondo aumentano, e quindi vedete ogni ordine è messo sulla chain. Adesso se io lo vado a cancellare, vi dico, questo non l'ho ancora provato però mi aspetto che sia così, qua non posso tornare indietro, sì. Allora, open orders, eccolo qui, vedete, ho il mio hash qua, cancelliamolo. Field 0%, amount, allora volevo vedere se c'era anche una fee perché
le transazioni sulla chain naturalmente fanno pagare una leggera fee in BNB, che è come se fosse il gas della rete Ethereum, per capirci. E allora facciamo un bel cancel order e vediamo cosa succede. Il mio ordine dovrebbe sparire, eccolo, e andiamo a vedere se abbiamo lanciato un'altra, ecco, un'altra transazione, cancel order. Andiamo a vedere i dati di questa transazione. Cancel order, order data, ecco, c'è dentro l'ID dell'ordine. Dunque, non riesco a capire in verità se ho pagato una fee oppure no. Ma aspettavo di sì, perché appunto ogni transazione dovrebbe includere una piccola fee. Poi non so se è soltanto quando l'ordine viene eseguito con successo oppure no. Per toglierci questo dubbio proviamo a fare una vendita ad un prezzo, cioè soddisfando un prezzo già presente. Allora ne vendiamo 100 e facciamo il best bid, quindi al primo acquirente. Facciamo un bel sell. Non mi chiede più la password perché l'avevo già messa, però dunque qua mi ha piazzato l'ordine. Field 54%, ok, perché probabilmente, anzi non probabilmente, il best bid non era sufficientemente grande. Va bene lo stesso, cancelliamo la parte che rimane. E andiamo a vedere di nuovo sulla chain cosa si è registrato, per capire un po' cosa abbiamo fatto. Andiamo a vedere le transazioni. Place order e cancel order di nuovo. Allora, in questo caso l'ordine dovrebbe essere stato parzialmente evaso. Andiamo a vedere se si legge qualcosa. Quantity 100, price questo qui. In realtà non si capisce dai dati della transazione se l'ordine viene evaso oppure no. Allora, adesso volevo ritornare un attimo al DEX. E dunque, vediamo, order history. Vediamo se qui è più chiaro. Sell field 54, quindi qua mi fa vedere che è stato parzialmente evaso. Status cancellato, però in realtà vedete 50 e 4 me li ha venduti, quindi parzialmente cancellato. Sulle transazioni è curioso il fatto che mi ha messo il probabilmente, no vabbè, questo è l'ordine completo perché 0.5170 è il valore ed è il valore completo, vedete. E nonostante il fatto che sia stato evaso parzialmente, poi probabilmente sarà il motore di trading che fa i calcoli necessari a vedere quanto è stato evaso e quanto no. Lui nelle transazioni registra probabilmente solo l'immissione dell'ordine e la sua cancellazione. Il fatto che venga evaso oppure no sarà onere del motore di trading che coordina, diciamo, i vari ordini che vengono piazzati. Quindi abbiamo visto un po' come funziona il DEX. Adesso volevo farvi rivedere di nuovo in breve la schermata. Abbiamo qua, vedete, la schermatina per piazzare gli ordini. Qui abbiamo l'order book e qui abbiamo il trade history, il grafico e i mercati. Qua sotto abbiamo semplicemente lo storico. Volevo andare a vedere di nuovo dove mi faceva vedere le fees, ma non lo trovo da nessuna parte. Magari nella testnet, boh, le fees non ci sono ancora, non lo so, però mi incuriosiva, ma non lo trovo. Non voglio perderci dietro troppo tempo. E infine qua abbiamo, vabbè, orders, che mi fa vedere tutti gli ordini, tutto lo storico, trade history, vediamo se ci dice qualcosina in più sulle fees, che sono diventate la mia fissa assoluta, no. Field 54, non dice nulla di nulla. Order history invece è lo storico di tutti quanti gli ordini, non solo i trades. Transactions, tutte le transazioni che abbiamo fatte. Full history, ecco, vediamo. Ecco, mi rimanda all'explorer del mio address.
perché quello che vi volevo far vedere oltre al DEX è anche il Chain Explorer, che è molto interessante. Allora, concludiamo prima il DEX e poi andiamo al Chain Explorer e magari lì scopriremo le FISE, attenzione. Cosa c'era rimasto? Beh, le transactions l'abbiamo visto un po' alla volta fino a poco fa. Balances mi fa vedere invece i token che ho nel mio address, questo qua. E poi naturalmente posso inviare e ricevere. Qua il mio profilo è il wallet che ci ho associato, un po' come EtherDelta, non so se l'avete mai usato, fa un po' così. E naturalmente posso andarne a creare uno nuovo, oppure cambiarlo, oppure sloggarmi, ovvero dissociarmi da questo wallet. Attenzione, se ci dissociamo significa praticamente chiuderlo, e quindi poi per riaccedere dovremo avere a disposizione chiave privata, oppure il SID, oppure il keystore più la password associata. Di lingua per ora c'è solo l'inglese e altre lingue arriveranno. Andiamo a vedere infine il Chain Explorer. Allora, vi apro un'altra pagina della pagina principale del Chain Explorer, che vedete vi fa vedere un po' la panoramica, ovvero il fatto che viene creato un blocco ogni secondo. Guardate, ogni secondo si va avanti, poi ovviamente non riesce neanche a processarli in tempo reale, e qua fa vedere tutte le transazioni contate fino adesso. Qua c'è il grafico del prezzo della BNB e qua le ultime transazioni, che probabilmente sono le nostre. Per curiosità andiamo a vedere. Allora, 200 BNB, no, è stata erogata un'altra coin di testnet. E vedete, transfer sono i trasferimenti, cancel order e place order invece sono gli ordini, quindi molto probabilmente questi sono i nostri. Scommetto che questo è il piazzamento che ci ha evaso parzialmente. Eccolo qui, vedete, il nostro 100 ADAB. Che poi abbiamo dovuto cancellare la parte che ci è rimasta, se vi ricordate. Allora, cosa stavamo facendo? Andiamo a vedere ad esempio un blocco. Possiamo aprire un blocco e vedere cosa c'è dentro. Dice che le fees totali sono 0, il nodo che l'ha validato, e un po' di dati degli hash del blocco e basta. In realtà non ci sono transazioni, sono tutti blocchi orfani. Vabbè, ci sta, perché immagino che non ci siano moltissimi utenti. Volevo andare a vedere ad esempio un blocco, il blocco che include questa transazione qui. Andiamo a vedere, vedete, qua c'è una piccola fee. Allora l'ho pagata probabilmente la fee, perché una transazione che è la mia, l'unica inclusa in questo blocco, e la fee è di 0.00022332 BNB, che l'ho pagata io chiaramente, quindi interessante, la fee c'è, e insomma è molto bassa, però ogni transazione, anche la cancellazione di ordine, costa una piccola fee, perché effettivamente stiamo castando una transazione sulla blockchain. Io credo che possiamo anche chiuderla qua. Abbiamo visto praticamente tutto, abbiamo visto il Blockchain Explorer, abbiamo visto il DEX come funziona, abbiamo fatto un po' una panoramica di tutte le prime funzionalità. E la decentralizzazione dove sta? Io già mi vedo la domanda, no? Che ci sono 11 nodi e quindi non è un DEX, non è decentralizzato. Il discorso è che la decentralizzazione sta nell'avere comunque i fondi nelle proprie tasche, quindi non depositati appunto nei wallet di qualcun altro, e quindi avere le proprie chiavi private. La blockchain effettivamente non si può dire proprio eccessivamente decentralizzata. C'è un algoritmo di consenso che prevede per ora pochi nodi, molto improntato sulla performance, che però appunto CZ stesso ha detto che nel tempo vuole aumentare il pool di nodi e quindi aumentare anche la decentralizzazione di questo ecosistema, perché è uno dei punti cardine sui quali proprio è stato costruito questo DEX. Quindi io mi ritengo estremamente soddisfatto, perché è davvero molto molto performante. Vi invito a provare il DEX con le vostre stesse mani e vi renderete conto di quanto è veramente veramente semplice. Spero che vi sia piaciuto il video, che vi sia interessato, anche se è durato un po' tanto, però ci tenevo a farlo
farò tutte le cose passo passo, un po' tutti insieme, ecco. Ragazzi, a presto e vi saluto.